Beh, avete visto come è ridotta Taranto, Pioggia è una città completamente trasformata in un mare, in un lago. Certamente la pioggia è stata consistente, ma non certo da poter far sì che si possano giustificare immagini, scene apocalittiche. Penso a Viale Ionio, al sottopasso di Via Ancona, a Via Cugini, a Talzano, a Lungomare, a Viale Virgilio. Questo per menzionare alcune delle strade che hanno dato l'idea di Taranto trasformata in un mare, in un lago, in quello che volete voi. Qui emerge la incapacità assoluta amministrativa del sindaco Melucci, del vice sindaco Manzulli, dell'assessore ai lavori pubblici Mattia Giorno, che hanno dimostrano insieme a tutta la giunta, l'amministrazione e a chi sostiene questa amministrazione di non essere all'altezza di garantire neppure l'ordinaria vivibilità, perché non abbiamo avuto le piogge monsoniche, non abbiamo avuto uno tsunami tale da determinare l'apocalisse. Il problema è che le strade si trasformano in laghi perché l'ordinaria manutenzione, la pulizia delle caditoie, degli sfoghi d'acqua non viene realizzata, e non ora, da almeno 5 anni, dalla prima consiliatura, dalla prima amministrazione Melucci. E mi fa rabbia, mi girano le palle nel vedere le chiacchiere di Melucci, di Manzulli, di Mattia Giorno. Parlano di città smart, di qua, di là, vanno in Tunisia, fanno vari scambi culturali con altre città, vogliono magnificare Taranto, e poi Taranto è ridotta ad una latrina, Taranto è ridotta ad un cesso. Questa è la verità. È vergognoso quello che accade, è vergognoso. Siete incapaci amministrativamente. Non è possibile dare la città in mano a queste persone. Ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Un po' di pioggia, certo, consistente, tutto quello che volete voi, ma non da creare, da arrivare al punto che le macchine a momenti vengono sommerse dalle acque. Ma stiamo scherzando? Il cittadino paga le tasse e voi raccontate le favole dalla mattina alla sera. Mattia Giorno, tu che sei lo scienziatello di turno, l'enfant prodige, quello che è stato designato a essere il candidato sindaco dopo Melucci, assessore ai lavori pubblici, assessore ai lavori pubblici, lo vedi che schifo, lo schifo in cui avete ridotto tanto, lo vedete o no? E allora, cittadini, io penso che, scusate lo sfogo, ma penso che le mie parole non abbiano bisogno di commenti, ci sono le immagini che parlano da sole. Questa è l'amministrazione Melucci. Questo significa non saper amministrare una città. Ma la cosa che più mi fa imbestialire è sciacquarsi la bocca, ingannare i cittadini, esprimendo, narrando favole, una realtà che non esiste, una realtà che non esiste, perché uno che non sa nulla pensa che Taranto, sento dire Taranto, esempio da seguire in Italia. Taranto è un esempio da seguire, Taranto è un esempio da evitare. Guardate queste schifezze, guardate la pioggia di oggi, una cosa che accade in tutte le città italiane, piogge anche consistenti. A Taranto è la fine del mondo, nelle altre città si vive normalmente. Perché? Perché a Taranto non si fa l'ordinarissima manutenzione. Andatevene a casa, sparite Melucci e compagni.